I used to depend on my mom, and she was a hooker. You know hookers? Yeah, I ran away from home and I went to the street. Used to sneak glue, smoke, bum, so that it can reduce our shyness, because we had to go and beg for money. Oh, please help me with something. I want to eat. Some could abuse you, but some could give you. Sometimes if you don't have the money, you used to go and maybe collect food from somewhere, eat. When at night we used to sleep in the sack on a corridor. Per anni, dopo aver visto alla televisione il film La mia Africa, ho desiderato trovare il modo di partire anch'io per quel posto. Facevo anche fatica magari a dormire perché pensavo lascio tutto, il lavoro, cioè dubbi, pensieri, il coraggio all'inizio non è venuto fuori così automatico. Avevo voglia di fare un'esperienza in un altro paese con delle difficoltà, anche se avevo mille paure, ma avevo voglia di fare questa cosa per stare insieme alla gente che aveva vissuto sulla strada. Avevo voglia di un cambiamento per loro, perché mi rendevo conto che magari ci potevo provare. Per una persona nata in una città come Milano, che ti dà mille possibilità, la sera esci, vai al cinema, una volta vai a fare l'aperitivo, una volta vai fuori con gli amici, quindi... Cos'è cambiato in me dal 2002 ad oggi? Direi gran parte della mia vita. Le cose che vivevi prima le vivi in un altro modo, le vivi più intensamente, perché qua la gente ci crede veramente anche nei rapporti, nelle relazioni. Non guardo indietro, sono felice di aver comunque intorno delle persone che nel bene o nel male sono quelle con cui ho incontrato il progetto e sono qua con loro. Together we are making it, together we are improving, and that is to show people that we have the potential, and also there are many people with other potentials. La prima volta che sono arrivata a Nairobi, quello che più mi ha sconvolto è stato vedere la voragine tra l'essere ricco e l'essere povero. Tra grattacieli e zone residenziali ci sono quei posti dimenticati da tutti, dove il 60% dei 3 milioni di persone che vivono a Nairobi cerca di sopravvivere ogni giorno. Vicoli strettissimi in cui scorre la fogna a cielo aperto, situazioni disumane, odori pazzeschi, donne giovani, donne anziane, uomini, ragazzi, bambini piccolissimi, animali, veramente di tutto. La maggior parte dei bambini di strada che si vedono a Nairobi vengono da queste baraccopoli. Una vita disumana, spesso molto violenta, senza una famiglia e senza una casa, e vissuta in giro per le strade di Nairobi chiedendo l'elemosina. Una vita difficile, specialmente per le bambine e le ragazze di strada. Quelle che conosco io vengono da una baraccopoli che si chiama Matare, uno slum enorme con migliaia e migliaia di baracche. You don't have food, you don't have shelter, you are there, you are not going ahead, you are just there. Le bambine di strada si portano dietro anche il peso di essere nate femmine. Nella cultura africana questo significa essere considerate meno importanti rispetto all'uomo ed essere spesso dimenticate dalla società.
When I was in the street, I remember nobody knew that I was a girl. Because I knew if people know that I'm a girl, I'll be raped too. So I used to wear like a boy, walk like a boy. I'm glad that nobody raped me. And I came out of there safe. Molti di loro hanno la fortuna di essere aiutate attraverso dei centri di riabilitazione come la casa di Anita, dove io le ho incontrate per la prima volta e dove sono cresciute all'interno di un ambiente sicuro, lontano dai maltrattamenti che spesso subivano sulla strada. Era pazzesco, non mi capacitavo, non riuscivo a capire come si può arrivare a tutto questo. Questo era quello che tante di loro, allora bambine salvate da quell'inferno, mi avevano raccontato. La casa di Anita era per loro il modo per ricominciare una nuova vita, riabilitarsi dal loro passato e andare a scuola. E adesso quelle bambine sono diventate ragazze, sono delle giovani donne e alcune di loro sono mamme. Queste ragazze erano state reintegrate in casa in una maniera non così lineare, quindi loro a volte si trovavano a casa a far niente, a ritrovarsi di nuovo in uno slum dove la vita non, cosa fai, cosa ti permette di fare. She had come to Kenya and we told her about our problems and she knew what you were going through and that's why she came with this project. They said, oh, that will be nice. In fact, I don't have anything to do, so that will be a great opportunity. I can say ZTZ has really helped me and my life together with my family. Even I couldn't have used this opportunity, I don't know where I would have been for now. My life has changed since I joined ZTZ because now I can stand on my own. We needed someone to come and help us. Someone would be there like Grace to say, girls, you can do this, we can try and we'll make it. Una volta che con Esther e con l'aiuto anche di alcuni collaboratori di Amani abbiamo messo giù come il progetto sarebbe partito, gli abbiamo dato appuntamento, lo vi aspettiamo il 25 di febbraio alla casa di Anita e così in 10 sono arrivate, insomma. E questo mi ha aperto sicuramente il cuore perché vuol dire che insomma ci tenevano e le cose che ci eravamo detti erano state importanti anche per loro. La paura più grossa era quella di pensare che dopo un giorno, due giorni che eravamo qua, la metà di loro mi avrebbero detto, non so, Grace, guarda, grazie, ma è una cosa che non ci piace, in realtà non siamo portate. None of us had even touched the machines. They were here, but none of us was interested. I was going zigzag instead of straight. We are told what to do, but you know, because I have never touched a machine, you don't know how to put the ropes inside, so you are there always asking, what do I do, what do I do? When you don't do it, you have to redo it. No, it's not good, repeat. Now you have to repeat again and again and again. When you cut, you have to know you don't have to cut like this, it is like this. Sometimes she didn't understand English. She was speaking Italian, and for us, we don't know Italian, so we have to speak with actions. That we want to do one dress that Roberta made the paper pattern and then the top is becoming also a bag. Who's Irongo? I'm speaking. Mamma mia, she says, mamma mia, che palle! Mary, per favore! Ci sono dei momenti, dei giorni che mi dico, cavolo, stiamo andando avanti bene, dei giorni che invece mi vengono dei nervosi pazzeschi. Adesso, guarda, non puli... Did you see that they didn't clean, eh? What do we do? What is the problem? The problem of Ngezeni, she is... No, Ngezeni, Irene. Irene never touch a broom. All of them have problem because I told Mary, Ngezeni, Mary, Monica. Basta. Grace is sometimes very funny. When she got mad, she's just annoyed, very much annoyed that you even ask her why. Grace said, per favore. But sometimes I understand her. It's a situation when she did not expect that. But she's just everything to us. My name is Mary. Helen.
Esther, Monica, Irene, Theresia. I'm 19 years old and I'm a member of G2G, which means Get Together Girls.